La guerra volge al termine, ha i giorni contati. L'Italia sta per tornare libera e prova a ricominciare. Le macerie nelle città, ma anche nei cuori, sarà impossibile da dimenticare, ma da quelle macerie gli italiani ripartiranno. Non con poche difficoltà, ma la voglia di riscatto e di lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra sono più forti. E forse è giusto non dimenticare. E noi vogliamo mantenere viva la memoria raccontando la storia della guerra vissuta però dalla gente comune. Dalla gente come noi. Il libro Quando arrivano i tedeschi, edito da Grafe.it, è una raccolta di racconti brevi sulla guerra, ma non la guerra combattuta nei campi di battaglia, è la guerra delle retrovie, come quella del partigiano Matteo, che prima della sua fucilazione intona La forza del festino di Giuseppe Verdi. È la guerra di chi è rimasto a casa, delle donne che vanno a lavorare nelle fabbriche al posto dei mariti o a lavare i panni al fiume, di un bambino che impotente assiste all'esecuzione di due soldati tedeschi, di una giovane che aspetta con trepidazione il ritorno del suo innamorato dal fronte. Quando arrivarono i tedeschi vuole essere uno sguardo sulla vita della gente comune che, nonostante la guerra, trova la forza di tirare avanti. E in collegamento con noi l'autore del libro, Gianluca Meis. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Gianluca, buongiorno, ben trovato. Grazie. E se mi permetti, non è solo giusto ricordare, ma credo sia un dovere. Non solo sancito dalla nostra Costituzione, che nasce dai principi fondanti della liberazione, quindi del 25 aprile, ma anche e soprattutto perché la memoria delle tante persone che quelle storie hanno vissuto sulla propria pelle sta venendo meno con l'età, con il tempo stesso che passa. E quindi rischiamo sempre di più di perdere la voce diretta di quei racconti. E questo è stato anche un po', se vogliamo, l'ispirazione per questo libro, perché ad esempio il primo racconto parte da una cosa che mia nonna mi raccontava spesso, forse anche in maniera un po' più truculenta di come invece io ho riportato nei racconti, e cioè quello a cui accennavi tu dell'esecuzione dei due soldati tedeschi a cui assiste un bambino, quel bambino era mio padre. E infatti il termine, perché poi i racconti, io, miei cari ascoltatori, sono, ve li consiglio perché io li ho letti, sono dei racconti brevi, si leggono davvero tutto d'un fiato, e poi sapere che quei racconti sono veri, sono proprio dettati da coloro che hanno assistito a quel determinato evento fa ancora più piacere leggerli e soprattutto ci fa immedesimare di più. E vi voglio leggere soltanto di quel racconto, si intitola Giorno di bucato, ad Achille mio padre è dedicato. Dice, è la storia di Lucia che va a lavare i panni, quando torna vede delle ruote grandi che hanno solcato la strada e capisce che c'è qualcosa che non va. Fu così che vide cadere anche lui in ginocchio poco prima di avvertire il nuovo sparo, perché già un tedesco era stato ucciso, e testimone di quell'uccisione è Achille, che guarda fuori la finestra, perché questo tedesco aveva ucciso un vicino di casa. Lo spazio intorno a casa sua fu invaso da uomini armati che Lucia accolse buttando gli occhi al cielo. Conosceva il nome di tutti, iniziò a correre facendosi strada tra la piccola folla. Raggiunse anche Achille e lo strinse così forte da provocare in lui qualche lamentela. L'uomo che aveva appena raccolto il fucile a pochi passi da Lucia e suo figlio si avvicinò a loro e con fare sicuro chiese al piccolo cosa gli avesse detto il soldato. Achille si liberò dalla presa di Lucia con la stizza tipica dei bambini quando vogliamo fermare gli eccessi di affetto, quando vogliono fermare gli eccessi di affetto degli adulti. Sentite cosa risponde Achille. Mi ha chiamato Hans e basta. Questa è una doppia tragedia, no? La testimonianza di un bambino piccolo che vede l'uccisione di tre uomini, ma c'è anche la disperazione di un uomo, di un tedesco, che in quel bambino probabilmente aveva visto suo figlio. Esatto, era la cosa che volevo passare in questo racconto, cioè che anche i soldati in un qualche modo sono stati delle vittime, i soldati che hanno dovuto assumersi il ruolo di carnefici, come in questo caso, perché poco prima avevano ammazzato il vicino di casa del bambino che assiste alla loro esecuzione. Quindi è una tragedia che si involge su se stessa, che coinvolge storie che vengono lasciate a casa, lontane nel caso dei soldati, e storie che invece vengono vissute sulla pelle di chi è nelle case dei paesi che vengono invasi. E al di là della grande, della macro storia, la cosa che più mi interessava è
mettere in evidenza le piccole realtà, le piccole storie, le piccole tragedie che, delle persone che subiscono scelte che non, di certo non partono da loro. Sono storie, Gianluca, ricordiamo, siamo in collegamento con Gianluca Meis, autore del libro Quando arrivarono i tedeschi, edito da grafe.it, e l'abbiamo voluto ascoltare in questo giorno proprio perché domani è il 25 aprile, il giorno della liberazione, quindi abbiamo voluto dare omaggio, no, a questo giorno proprio con un libro particolare, un libro che raccoglie i racconti che vengono fatti a Gianluca, che è giovane, dai suoi nonni e dai suoi genitori. Tu dici, io mi sono sempre appassionata alla storia, soprattutto quando mi raccontavano queste storie, quando a scuola per il 25 aprile venivano le persone che avevano vissuto la guerra e noi li ascoltavamo così con la bocca aperta, no? Con grande attenzione. Quando eri piccolo, che cosa pensavi quando ti raccontavano quelle storie? Sul finire degli anni 70 erano molto attive le singole sezioni dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, l'AMPI, no? E quindi erano molto più frequenti le visite alle scolaresche. Adesso quelle stesse persone sono molto anziane, quindi non riescono più a fare quelle attività che facevano un tempo. A maggior ragione questa loro attività, per quanto si sia ristretta, va conservata e raccontata il più possibile, in modo tale che questa memoria non vada dispersa. Io ero piccolo quando mi sentivo raccontare queste storie. La cosa che mi colpiva di più nel sentirle era quando agli stessi narratori si bloccava la voce in gola, perché dovevano fermarsi, dovevano in un qualche modo tenere la propria emozione, contenere le proprie lacrime, e vedere questi signori che comunque allo sguardo di un bambino ogni adulto pare una persona incredibile, una persona importante, se, a maggior ragione se vengono invitati a parlare a scuola, no? Quindi come una novità che va al di là della prassi quotidiana, della vita scolastica. Quindi vedevi arrivare questi signori magari con il loro bel foulard tricolore al collo e cominciavano a raccontare di quando erano stati in prigionia, di quando non potevano mangiare, di quando non avevano contatti, non sapevano che fine avessero fatto un figlio piuttosto che la moglie, ed erano cose che mi hanno sempre colpito e crescendo mi hanno spinto anche a informarmi di più, se vogliamo, su quello che era la quotidianità della guerra, la terribile quotidianità della guerra, al di là di quello che viene raccontato nei manuali di storia, dove magari ti raccontano la grande battaglia, le grandi decisioni politiche che sottostanno alla decisione di invadere un posto piuttosto che un altro. La cosa che più mi aveva colpito era vedere i riflessi di queste grandi decisioni, di questi grandi eventi sulle persone comuni, sulle persone che poi sopravvissute e hanno sentito il bisogno di raccontare la loro esperienza, perché questa magari non si ripetesse. Beh, è la storia di gente, no? Di gente comune, la gente della porta accanto, la gente che ha vissuto veramente la guerra ed è la miglior testimonianza. Mi ha fatto strano perché sono i ricordi anche di mia nonna, quando parli di Lucia e dici Lucia lava i panni con la cenere, perché nel tempo di guerra non c'era il sapone, c'era la cenere, quindi il caffè si faceva ad esempio con la cicoria, quindi sono tutti quei ricordi, ma sono dei particolari che solo la gente comune ti può raccontare. Tu ti sei fatto testimone delle loro testimonianze, in sostanza promotore della loro testimonianza. Gianluca, è impossibile naturalmente leggere tutti i racconti, e è giusto non farlo, così lasciamo anche la curiosità ai nostri lettori di conoscere gli altri racconti, però un altro lo possiamo citare, perché si parla di guerra, è vero, sullo sfondo c'è la guerra, ma c'è anche tanto amore. Mi è molto piaciuto il racconto In sella, perché si parla di una storia d'amore. Sì, è una storia d'amore che attraversa un po' il tempo, parte come fosse rivolta al presente dell'aprile del 1945, per poi arrivare invece a rivelarsi come essere il ricordo di una donna che ha perduto un amore, sostanzialmente. E anche qui l'amore ai tempi di una guerra di certo non può seguire regole a noi conosciute, perché non possiamo neanche immaginare cosa potesse voler dire amare qualcuno che ogni istante della propria giornata rischia di morire. No? Sì, perché lui, l'amato di questa ragazza è un partigiano di prima linea. E lei lo aiuta i partigiani e porta le armi, ma le porta in bicicletta e le mette in un grande cesto con il bucato, con i panni stirati. Bucato, quindi sì. Era un po' l'attività delle staffette, delle famose staffette, cioè del ruolo femminile, sì, all'interno della lotta partigiana. Quando non erano in prima linea, perché capisco anche che molti di loro prendessero il fucile e sparassero,
alle donne era riservato il compito di mantenere i contatti tra le varie cellule partigiane, mandare, portare messaggi, oppure semplicemente rifornire di cibo. Perché davano meno nell'occhio, no, Gianluca? Solo, esatto, e anche solo di una camicia pulita, che può essere quella cosa che mantiene il contatto con l'umanità, se vogliamo, con una sorta di normalità dell'esistenza che in un contesto come quello della guerra viene del tutto devastato. Lei porta i panni e sotto le pistole con la bicicletta e dice ho paura, poi dice ho ancora freddo Carlo e paura con la tua foto, che la tua ho paura con la tua foto che la tua foto mi consola, avrei ancora bisogno di sentirti, sfiorare la mano, perché lei portava le cose e si sfioravano, no? E si dicevano quando tutto sarà finito, ho ancora bisogno di sentirti sfiorare la mia mano, ora più che mai avrei bisogno di saperti allerta alla fine di questa strada che mi è stato che mi è stato dato in sorte di percorrere da sola. Quindi è una ti fa anche pensare, no? A livello proprio di sentimenti, quello che poi avevano potuto vivere, che quello che avevano vissuto davvero i giovani di quell'età. È per questo che io volevo ascoltarti e hai esordito come io avrei finito, no? Quanto è difficile adesso mantenere la memoria, man mano è sempre più sbiadita, no? E non ci rendiamo conto, e non si rendono conto i ragazzi di oggi, che i protagonisti di quella guerra erano i ragazzi di allora, no? E quindi i ventenni di oggi non riescono a capirlo, i vent'anni di allora. Sì, e soprattutto come nel caso del racconto che hai citato tu, cosa volesse dire trovarsi costretti a rimandare costantemente e continuamente anche solo un momento di intimità e vivere nella speranza che questo momento di intimità prima o poi possa essere vissuto, mentre nel momento in cui lo racconta non può fare a meno di dire che sì, sono arrivata fin qui, sono viva, non mi ha fermato nessuno, ho fatto il dovuto, ma ora devo anche andarmene e non c'è concesso nient'altro che un saluto o uno sfiorarci la mano temporaneo in attesa di qualcosa che speriamo arrivi, ma di cui non abbiamo certezza, cioè la libertà. Beh, Gianluca, la tua famiglia ti ha lasciato una bella eredità, quella di divulgare quei racconti, di far conoscere quella storia, la storia comune della gente comune, e di farti promotore della storia, di quella storia. Magari sarai tu adesso con questo libro andare nelle scuole e a spiegare ai bambini della tua città e del tuo paese cosa è stata la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e cosa è stata la liberazione? Sarebbe molto bello e soprattutto sarebbe un modo, soprattutto per me, di dire grazie di essere cresciuto nel rispetto di certi valori e nella continuità di pensiero che ha portato persone come mia nonna o le persone che le erano vicine in quel fatidico aprile del 1945, nel momento in cui si sono detti dobbiamo fare qualcosa, perché se vogliamo essere liberi dobbiamo essere noi in prima persona a conquistarci questa libertà, ed è giusto oggi non solo ricordare il loro sacrificio, ma anche dire grazie. Ed è giusto chiudere con questo messaggio di ringraziamento. Grazie a Gianluca Meis, grazie di essere stato con noi, autore del libro Quando arrivarono i tedeschi, edito da grafe.it. Auguri, anzi dice in bocca al lupo per questo lavoro, per il tuo lavoro da psicologo, perché oltre ad essere uno scrittore, oltre ad essere un attore, perché sei anche un attore, ti dedichi anche alla scrittura e alla scrittura di questi libri. Quindi in bocca al lupo per tutti i tuoi lavori e tutti i tuoi impegni. E siccome lo stare in bocca al lupo è uno dei posti più sicuri al mondo, non posso che risponderti viva al lupo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie di nuovo.